Amici, un saluto da Maurizio Cavalli e Salvatore Mannone. Benvenuti alla prova conclusiva dei Principi del Biliardo, circuito d'élite riservato ai primi 8 giocatori professionisti espressi dalle ultime 2 stagioni, un circuito nato dalla sinergia di Fox Sport con la FIBIS, la Federazione Italiana del Biliardo Sportivo. Nello scontro generazionale che ne è nato, con 4 giocatori under 40 e 4 over 50, sono stati giovani ad imporsi, lasciando ai grandi veterani, vari Maggio, Belluta, Caria e Muro, soltanto amaro in bocca e naturalmente il desiderio di rifarsi alla prima occasione utile. Ecco la classifica, vediamo, quarta, 95 punti come Aniello a decidere, è stata la differenza set, quindi primo quarta, secondo Aniello, quarta che affronterà Vecchione, mentre Aniello se la vedrà con il campione del mondo in carica, Matteo Gualeni. Eccolo Andrea Quarta, leccese, 34enne, residente a Moncalieri, vicino a Torino. Già da parecchi anni è stato campione del mondo nel 2008, 3 volte campione europeo, 3 volte vincitore del Grand Prix di Gorizia, 5 volte campione italiano dei professionisti. Il suo avversario, Fioravante Vecchione, napoletano di Nola, la rivelazione di queste ultime 2 stagioni, ha vinto il campionato europeo a squadre nel 2010 e nel 2016 ed è stato finalista in una prova della BTP e finalista qui nella prima prova dei Principi del Biliardo, battuto di strettissima misura da Michelangelo Aniello. C'è da dire che i 3 favoriti della vigilia, Quarta, Aniello e Gualemi, hanno portato a casa tutti e 3 una prova, mentre Vecchione Quarta rimane sul suo migliore piazzamento, abbiamo detto, di un secondo posto nella prima prova. Sicuramente Vecchione è stato uno dei più continui, a differenza di altri, specialmente di quelli che sono stati eliminati, insomma è stato quello che, se, come hai detto tu, si è rivelato veramente un giocatore di grande spessore. Sì, e c'è da dire che la sua è una conferma, perché recentemente aveva già siglato un'ottima prestazione classificandosi tra i primi 8 alla termine della stagione regolare delle BTP, quindi è arrivato a Nova Gorica anche lui. Quindi questa è una conferma per il 39enne professore di Nola. Si è laureato nel 2007 in archeologia, insegnante di italiano di storia, mi pare, in una scuola di Nola. Ma ultimamente molto impegnato sul fronte del biliardo, gestisce un circolo e segue tutte le gare perché vuole recuperare il tempo perduto con gli studi, diciamo così. Ha fatto bene la sua scelta, è laureato ed è una bellissima cosa per lui. Bricolla di tutto effetto di leggera parabola da parte di Andrea Quarta. Però non mi risulta che né Quarta né Aniello e quant'altri abbiano lauree. No, assolutamente, non mi sembra, Maurizio. Non hanno avuto il tempo per curarsene. Si sono d'altro canto, a questo livello si è professionisti quasi da subito. È passata velocemente una statistica. Sì, vediamo se la regia ce la ripropone. Ecco, per dare un'idea del livello delle prestazioni di questi 2 giocatori nell'arco del circuito, quindi nelle prime 3 prove. Eccola, abbiamo Quarta, 5-3 nei tiri diretti, 1-40 la realizzazione nei tiri di sponda, media complessiva 3-67 a tiro. Quarta che ha tenuto gli avversari al 52% nei tiri diretti, obbligandoli dunque a battere di sponda il 48% dei tiri. E, amici, queste sono medie spaventose, cioè ciò significa che il livello di gioco è altissimo. Meno asfissiante nel gioco di sponda Vecchione. Quarta, 3. Che ha concesso il 59% dei tiri diretti agli avversari, tenendoli al 41% di sponda. Vecchione che ha realizzato di prima 4 punti e 11 a tiro, di sponda 1 e 26,
La sua media generale di realizzazione su tutti i tiri è stata di 2,88. Media abbastanza buona, Maurizio. Sì, 3 può essere il punto di riferimento a questi livelli. E non dimentichiamo che quarto è andato a 3,67. È lui che ha fatto un po' la differenza nei confronti degli altri. Senza dimenticare che comunque Aniello ha giocato con 3,38 e Gualemi è arrivato abbastanza vicino a quarta con il suo 3,43, quindi medie elevatissime, prendendo il 3 come riferimento. Partiti? Forse andrà di una al volo, di sponda lunga, per eventuale angolo o giro rovesciato. Vecchione, 3. L'ha presa bene questa, l'ha presa bene Vecchione, la forza giusta, la porzione migliore possibile per dividere così sul traverso del biliardo, manda quarta al volo, quarta che nell'ultima prova ha fatto sfracelli, ogni volta che andava al volo realizzava filotto, ma non è sempre festa, però quarta. Ha preso un pallino da 4, ha sfiorato, se l'ha portato a casa. Ricordatevi che l'obiettivo di quando si va del tiro al volo di spaccata di uno o di due è di poter costruire eventuale gioco in difesa, non in attacco, in difesa. Vecchione trasporta anche troppo questa biglia, temeva probabilmente di scarseggiare, di andare a toccare il pallino, di fare danno, e invece l'ha aperta anche troppo, a rischio di rimpallo. Questo è un tiro che io continuo a ribadire, è un tiro impegnativo dovuto al fatto che un angolo di schiacciata è difficile da contenere in eventuale attacco o difesa. Ma glielo spiegare a quarta che è difficile. Realizza 10 punti in un modo o nell'altro, però quarta, fa parte 10. Delle possibilità del tiro questo gioco di due sponde ad ingaruffare poi di terza e quarta sponda e spesso si va a filotto proprio così. Però, come avevamo detto prima, è difficile contenere la fase di attacco e la fase di difesa. Vediamo se Vecchione riesce a approfittare. Benissimo. Benissimo. Guardate amici, che differenza. Che forse riesce ancora a coprire. Ha giocato molto morbido questo tiro, probabilmente per aprire in maniera più delicata la biglia avversaria verso il castello. Forse c'è un varco. 17 quarta. 20 Vecchione. Andrea quarta si abbassa. È un fulmine di guerra quarta, se la inquadra la palla è capace di far male qui. Nel dubbio non la vede forse tutta. E allora non si vuole prendere rischi subito per cercare di aprire subito il gioco, perché insomma è un tiro che può compromettere anche questa partita. Se vai al volo di due per lunga corta, insomma, hai una buona entrata. Meglio entrare di più che di meno. E lui ha fatto il danno, è entrato di meno. Doveva entrare di più. Doveva forzare l'entrata. Lino avrebbe potuto fargli anche gioco. Come hai detto tu, Maurizio, a discapito certe volte piuttosto stai sulla quantità scarsa della biglia di una che prenderla così troppo all'interno. Pallino potrebbe dare noia. Invece alla fine fenomenale. Bravo, Vecchione, bravo. Fenomenale amici, ha cercato di contenere eventuale raddrizzo per eventuale rimpallo, ha fatto pallino da 4, ha marcato 14 punti con il taglio a tenere, alla fine è riuscito a portare comunque via il filotto. Guarda alla raddrizzata, ben giocato, grande conduzione delle biglie, fantastico. Tutti i birilli per caso? Tutti i birilli, quarta, tutti i birilli. Mamma mia, quarta. Senza passare in maniera troppo violenta sul castello, avete visto cos'è riuscito a prendere, ma ci siamo abituati ormai. Questo ciò significa che ha preso il cuore del castello. Pallino che può creare leggermente un'interferenza per eventuale raddrizzo, non riusciamo a vedere se la vede del tutto o meno, non la vede. Pallino sta facendo gioco,
a Vecchione, quarta, bellissima presa di palla. Difficile fare meglio di così, vorrei dire un tiro perfetto dal punto di vista difensivo. Guardate la propria biglia, amici, dove è riuscita a portarla sotto sponda per un eventuale attacco anche di sponda, è difficilissima questa da staccare. Se la vede di lunga, può giocare un'eventuale parificazione di sponda così per andare a parificare così. La vedeva ancora. Però... secondo me non la vedeva del tutto per il giro, però ha giocato un giro con eventuale interferenza di pallino sul largo. Questa è una cosa voluta e cercata. Sì, è un gioco classico quello di Vecchione. Non un gioco avventuroso, tutt'altro. Molto calcolato. Vorrei dire nestoriano. E questo mi riferisco alla presenza dalle sue parti, da tanti anni, del grande... campione argentino Néstor Gómez, che ha fatto sicuramente scuola. Mi sembra che Vecchione abbia preso, almeno come stile di gioco, non so se lui lo sappia, se gliel'abbiano detto, ma mi sembra che sia su quella linea di gioco anche lui. Mi sembra un giocatore quasi sudamericano. Molto posato. Strisce molto impegnativo, gioco Maurizio, morbido. Guardate che fenomenale. Che giocata, 8 punti. E questo è il trattamento che bisogna riservare a quarta prima che te lo riservi lui. Di solito è quarta a prendere l'iniziativa. Ma questa volta Vecchione fa tutto al meglio e mette subito pressione al numero uno del biliardo ai birilli. Biliardo, come abbiamo detto in altre occasioni, leggermente un po' più veloce rispetto alla media. Ha giocato un tiro di una sponda in difesa e ci è riuscito abbastanza bene. Qui un eventuale bricolla di tutto effetto. Classico angolo a 45 gradi, a trovare battute qui distanti rispetto all'intersezione delle sponde, in corta e lunga. Lascia qualcosa, c'è un diamante di differenza fra le biglie, questo significa che si può andare all'attacco con bella decisione. Ha più passate, Maurizio. Sì, sì, tranquillo, perché sta impostando un attacco basso, qui va per i massimi. Vediamo se recupera, lo porta via. Di ultima passata il filotto, questa fa male, ancora di più. Proprio per questo, perché sembrerebbe quasi casuale il filotto di quarta passata, ma in realtà... fa parte delle possibilità del tiro. Un po' dovuto comunque, come avevo detto prima, il biliardo un po' veloce. Sicuramente l'Andrea non è entrata ancora in sintonia abbastanza con le velocità e ha fatto questo piccolo errore che tutto sommato è stata una cosa positiva. Perché... Sì, ma fa parte degli aspetti positivi di questo tipo di giocata. Fa più male alla fine. Vediamo. Ai. Questa è una palla da indirizzare subito sul filotto. Invece, 3. Forse era quella l'intenzione, però non è riuscito a steccare bene. Però ricordiamoci che quando si stecca tutto biliardo, insomma sopra il biliardo, sopra i birilli, con lo steccone, secondo me se il tiro è più comodo bisognerebbe giocare una passata. In questo caso perché c'era anche il pallino che ti poteva dare noia per eventualmente fallo di seconda. Qui potrebbe esserci qualcosa di interessante. Qui ci potrebbe essere un bel filotto ad aprire ed eventuale interferenza in arrivo di pallino da steola, così. Sì, se l'apre bene con l'effetto che si allarghi bene quella biglia, magari di mezzo colpetto. Hai detto bene, perché di natura comunque questo tiro, per farla aprire così tanto, è difficile. Ecco, quindi deve andare su palla, diciamo, relativamente grossa, con un bel effetto a destra di mezzo colpo. Peccato che debba giocare con lo steccone, quindi la situazione si complica. Vediamo se lavora con l'effetto esterno. Lavora con l'effetto esterno, apre, fa risalire. L'ha vista tutta questa possibilità, quarta, grandiosa giocata proprio nel momento topico della partita, sfortunato alla fine, sfortunato, l'ha aperta bene, guarda, e alla fine succede che la palla si sposta un po', doveva andare sul pallino, invece gli ha fatto la barba quel pallino ed è uscito, sfortunato, quarta. Giro impegnativo da parte di Vecchione.
trattamento troppo delicato, probabilmente, e anche una porzione troppo grossa. Si lascia di spaccio e questo è un tiro che a quarta non bisogna concedere. È un giocatore devastante su questo tipo di esecuzioni. Appena vede la palla, si butta come un falco, parte il missile, grande conduzione della biglia bianca, buona quella della palla avversaria, una valida giocata. Quarta. Rimane in difesa, credo. Tre passate e mezza a risalire dietro ai Birilli. Manca qualche Birillo, ma tutto sommato ha condotto bene il gioco. Era quello che contava in questo momento. Passa a condurre per la prima volta, quarta, 47-45. Vecchione, ottimo schiaffo difensivo. E quarta deve andare di Garuffa. Quindi di taglio contro, di lunga corta, a cercare di verticalizzare perfettamente la biglia bianca in uscita dalla sponda e comunque a difendere con una buona distribuzione delle forze, lasciando le biglie nel famoso quadrato centrale o giù di lì. Vediamo. Eventuale bricolla di effetto. La vede di prima, la vede direttamente questa palla. La vede direttamente, questo è un giro capolavoro. Questo è un giro da fantascienza, guardate, 10 punti, clamorosa giocata. Vecchione 10. Di Vecchione, come hai detto, sotto sponda. Hai detto capolavoro bene, assoluto. Capolavoro assoluto. Meglio con due sponde di calcio. Sì, assolutamente, ripeto, io sono contento quando qualche volta mi smentiscono i ragazzi, anche perché alcune volte si fa fatica anche a vedere bene le diagonali. Certo. Però quarta non poteva rispondere meglio di così. Due punti in chiave difensiva di Candela. Candela è sempre un tiro difficilissimo da regolare, soprattutto nei finali di partita. L'ha presa benissimo. Quindi grande prima partita. Vecchione che fa un giro capolavoro e quarta che non è da meno, anche se Vecchione vede qualcosa, qui la raddrizzata. Altro capolavoro Vecchione, fantastico. Fenomenale amici. 63-49, straordinario Vecchione. Vedeva un po' di palla, ha giocato una raddrizzata, l'MLM di effetto ad aprire senza forzare. Altro che biliardo esplosivo. Gioca la sudamericana. Ha giocato Di Fioretto. Ed ecco la prima partita, abbiamo visto il risultato. 6-67 quarta nei tiri diretti, 5-45 Vecchione 3-50, ma ha battuto di più sostanzialmente. Vedete che Vecchione ha tenuto meglio la difesa, ha battuto di più con i tiri diretti, quindi vuol dire che quarta ha difeso di meno. 63-49 il risultato della prima partita. Grande gioco in attacco e in difesa da parte di Fioravante e Vecchione, che mette subito pressione all'avversario, giocando un impeccabile prima partita, primo set. Classico tiro di difesa di un quarto di biglia per cercare di centralizzare per eventuale interferenza dei Birilli. Vediamo inquadrato nel pubblico adesso in questa panoramica il nostro carissimo amico e compagno di tante belle avventure, Gian Piero Rosanna, che purtroppo ha perso in questi giorni la propria consorte. È un momento un po' particolare per lui, gli siamo tutti vicini. Sì, le più sentite condoglianze da parte mia, anche degli esponenti della Fibis qui presenti, Claudio Bono, presidente della sezione Stecca, Raffaele Di Gennaro, presidente del Comitato regionale del Piemonte, e Stefano Gibertoni, presidente del Comitato regionale della Lombardia. Vecchione 2. Ricordiamo Gian Piero Rosanna, grande campione, classe 1944, quindi ne ha. È stato due volte campione del mondo dei 5 Birilli. Due volte campione del mondo e uno di quei grandi signori che ha fatto la storia del biliardo.
Vecchione 2. Al volo, quarta, vediamo. Niente, non ha fatto tesoro dell'esperienza precedente, si vede che questo tavolo allunga almeno per come l'ha inquadrato fin qui. Quarta che rimane sotto tiro. E qui pallino garantito, direi, perché lo sfaccio. Ed eventuale giro di tre sponde, classico tiro diretto di sponda lunga, corta. E ha fatto leggermente un po' di rimpallo sul pallino. Vecchione, sì, però quattro. Se l'ha garantito, quello era d'obbligo il pallino. Poi la conduzione buona delle biglie per vedere di restare in difesa, magari di marcare anche con il giro. Si impenna quarta. Ma la vede? La vede, la vede. La vede, non riusciamo a vedere se... Quarta, vediamo se passa. Sarebbe stato troppo, ha cercato le sei sponde, qui quarta. Smentita ancora tuttora, Maurizio, anche perché, ripeto, alcune occasioni noi non riusciamo a vedere bene se uno la può vedere o meno. La quarta rimane sotto tiro. Becchione se la gioca alla grande, questa grande conduzione. Guardate la propria biglia, guardate la propria biglia. 12 di Castello, sfiora l'Amplane. 12. Sfiora il 16. Grazie. Non abbiamo ancora visto un super strike. Non abbiamo visto un super strike. Cioè una realizzazione massima da 16 punti, ma è probabile che arrivi su questi ritmi. Sì, sì, sì. Siamo sì. Arrivati vicini adesso. 16 è la massima realizzazione che si può ottenere in questo gioco. Però guarda quarta come ne viene fuori, elegantissima questa giocata di quarta. Quarta, 6. Sei punti. Raddrizzi di leggera parabola. Difficilissimo questo, con il pallino in quella posizione, poteva fare un danno estremo, invece è riuscito a ribattere subito, anche in fase di realizzazione a Vecchione, che è straripante in questo momento. Vecchione deve tirare di sponda, quindi una classica mezza garuffa, uno striscio di taglio contro, a tenersi sull'interno magari con l'idea di portare a casa quel pallino. L'ha mancato di poco. Comunque io ho avuto modo di fare due chiacchiere prima con lui quando stava provando il campo di gioco, mi ha detto che il biliardo quando è veloce gli piace e si vede dal proprio gioco che sta esprimendo. Invece l'Andrea fa fatica, guardate come fa fatica. Vecchione 5. Vedeva poca palla, forse troppo poca addirittura. Adesso poi è difficile capire se sia stato un errore suo o se sia stata una porzione forzata. Va a spasso con la gialla. E non credo che gli piaccia il biliardo molto veloce in questa situazione, sì, perché paga il quarta, massimo 10 e dieci. Rimane sotto. Comunque questo non è un errore, perché il biliardo è un errore di steccata proprio in maniera esagerata. Sì. Anche perché era sotto sponda, secondo me poteva evitare in questo momento qua di prendersi dei rischi. Sì, poi non riesco a capire aver giocato con effetto a destra. Non lo so. Probabilmente era scomodo. Chissà, questo è un tiro a parificare, quarta che porta a casa il rosso. Quarta, 10. 10 punti, guarda. È cambiata molto la partita. E ha già cambiato l'umore della partita. Ripeto, io continuo a ribadire il fatto che in alcuni momenti alcuni rischi di steccata, di forzatura, di posizione, secondo me si potrebbe anche evitare di farli. Grande raddrizzata, conduzione fantastica delle biglie, Vecchione. Che giocata, a risalire adesso. Vecchione, 8. E chiude il gioco. Fenomenale, non c'è tiro diretto. Fenomenale, amici. Meravigliosa questa raddrizzata, davvero. Impeccabile la conduzione delle biglie. Vecchione recupera subito. Poteva portarselo dietro quell'errore. Ha reagito bene all'errore, sicuramente. Ma quarta vede palla, attenzione. Attenzione che vede palla. Subito dentro. Rischia rimpallo. Lo evita proprio al limite. Anzi. Quarta, a risalire, gioca sulla forza dell'avversaria, soprattutto questo colpo.
distribuzione non semplice. Difficile, perché quando vai su poca palla è difficile contenere bene la steccata. E allora ti concentri più su una biglia che sull'altra. Sì. E non c'è niente di meglio che concentrarsi sulla palla avversaria facendola risalire sotto il castello. Vecchione ha fatto un pensierino al pallino probabilmente, però ancora una Vecchione, buona quattro. Giocata, perché la bianca finisce a sponda e quarta, grande colpitore che è, ci proverà a realizzare castello e pallino da 4, però sai com'è, da sotto sponda, si accontenta del pallino da 4 e poi viene qualcosa sul castello, tanto di guadagnato. Hai detto bene. Viene qualcosa sul castello, tanto di guadagnato, ma ci si può lasciare sotto tiro. E adesso Vecchione può andare lungo alla realizzazione piena, facendo attenzione comunque a come andrà ad impattare il pallino, perché potrebbe essere a rischio. Qui ci potrebbe essere quella possibilità che tu dicevi prima. Strike. Super strike. Super strike. 12 di castello, tutti i birilli e il pallino da 4. Vediamo. Bella presa di palla, l'abbiamo chiamato. Super strike! Merito anche nostro. Primo super strike visto ai principi del biliardo. L'ha realizzato Vecchione. Fioravante Vecchione, dopo averlo sfiorato, pochi tiri fa. Porta via tutto. Di sgambetto, giocata straordinaria. Quarta può essere contento che questo è un match di semifinale che va al meglio delle 7 partite, quindi c'è modo di recuperare. Se fosse stato un 3-5 normale come delle precedenti prove sarebbe già inguaiatissimo. Quarta 2. E qui c'è uno sfaccio ulteriore per Vecchione. Fa fatica a contenere le velocità. Sì, e l'avversario soprattutto, che continua a realizzare il massimo. Sicuramente dopo quell'errore lì, comunque Fioravante ha avuto una reazione da campione veramente. Guarda di tutto effetto, che giocata Fioravante Vecchione, fenomenale. Che trattamento, fenomenale. Che centralizzazione, fenomenale, 63-40, non può fare nulla. Quarta contro Vecchione 10, scatenato Vecchione, guardate che conduzione delle biglie, di contenimento questa palla e di sviluppo a rientrare, la fantascienza. 2-0 Vecchione, un risultato che non fa una grinza. Tutto meritato, se l'è guadagnato dopo quell'errore esagerato, se l'è guadagnato 63 proprio. A 40 in 9 minuti e spiccioli. Le medie di questa seconda partita, 7 Vecchione nei tiri diretti, 5 quarta, niente male, nessuna realizzazione di sponda, la media totale per tiro 6,22 per Vecchione. Sicuramente quei due tiri fatti al momento giusto, il super strike e il tiro prima che lui ha portato bene facendo quel raddrizzo lì dopo quell'errore lì esagerato che aveva fatto, sicuramente l'hanno aiutato a risalire un po'. Ed è riuscita a vincere. Sì, ma è stato eccezionale come ha recuperato sull'errore, non se l'è portato dietro, da sottosponda ha giocato una raddrizzata difficile, ha realizzato il filotto. Vecchione che aveva vissuto un'esperienza traumatica nella finale della prima prova contro Agnello, ha fatto una valutazione errata proprio nella partita decisiva, era andato a battere direttamente il naso contro il pallino ed era stata quella la giocata poi decisiva. Quell'errore se l'è portato dietro e Agnello è andato a vincere comodamente. Adesso quarta, aspettiamoci 13. Una reazione 13, vabbè. La reazione è del quarta, campione, quella che continuo a ripetere io, la reazione del campione, i campioni ce l'hanno amici. E quarta in particolare, che è il giocatore non solo straordinario dal punto di vista tecnico, ma giocatore di grande reattività, carattere, orgoglio. Meglio che si possa proporre sul panno verde Andrea Quarta. Adesso rimane sotto tiro Vecchione. Ed è uno sfaccio micidiale questo, considerate le caratteristiche di Quarta. Possiamo fare un pronostico. Questo è uno sfaccio apparentemente facile da fare, ma da portare da... Vabbè, una stretta, dai. Una stretta dolce, a cercare... Delicatissimo, 12 punti. Quarta, 12. In queste posizioni si può giocare sia lo sfaccio
sia la stretta, ma la stretta devi giocarla piano, devi giocarla morbida. Guardate come ha portato a sfondare le due biglie. E lui l'ha giocata benissimo, benissimo. Guardate la propria biglia dove l'ha messa. E ha capito che qui non si scherza oggi. Fra l'altro quarta che non conosce tanto bene questo vecchione, perché i due hanno incrociato la stecca poche volte. C'è un uno pari, appena, nei precedenti, perché vecchione lo sappiamo, è un giocatore che è venuto alla ribalta nelle ultime stagioni. Tiro impegnativo da parte di Andrea Quarta, anche se ha un bel margine di vantaggio, 25-0. Però questa è una situazione anomala, difficile da poter sviluppare in eventuale attacco e difesa. Gioca di picchetta sulla sponda lunga per eventuale pallino da 4. La presa troppo grossa. Ma non rimane così male. Non è un colpo scritto questo. Dicevamo dei precedenti fra questi due giocatori, uno pari soltanto. La prima vittoria per Quarta nel 2011 in una prova della BTP a livello di semifinali per 3-1 e poi nell'ultimo scontro diretto però nel 2016 a Sant'Antonino di Susa, proprio a casa di Quarta, è stato Vecchione a vincere negli ottavi di finale. Buona presa di palla, non era un colpo facile. Non era un colpo, stavolta mi hanno ascoltato comunque, hanno visto il mio disegno e l'hanno seguita abbastanza bene. Quarta giro rovesciato, guarda come l'ha presa sta palla, guarda come l'ha presa, guarda come l'ha presa, che cosa porta a casa, 8 punti, questa è Quarta. Quando pensi quarta, di averli 8. Messo in bavaglio, ti esce con una giocata di una, molto bravo a salvarsi, fra le altre cose. Questa era una situazione difficilissima. Guarda come ha lasciato le biglie. Parificate ed eventuale il raddrizzo che c'è il pallino ad Annoia. 33-0, ma Vecchione l'apre in maniera meravigliosa questa palla, lo stesso. Fantastica, farà fantastica. Due punti se li fa. Sì, li fa. È difficile ricavare di più. Gran bella giocata anche Vecchione questa. Vecchione 2. Una in fase difensiva, una sponda e biglia in fase difensiva. Non riusciamo a vedere se la vede sulla sponda lunga o d'eventuale schiaffetto sulla sponda corta. Eventuale schiaffetto sulla sponda corta, così. Anche se non può cercare di fare i birilli perché c'è il pallino in eventuale diagonale. E lui è stato dalla parte della ragione. Guardate, guardate come si è salvato. Questa è una situazione difficilissima da sviluppare in fase difensiva. Sì, grande difesa, la miglior presa di palla possibile. Quarta di leggera caruffa, prende palla, mi sembra che l'abbia sfiorata. Vecchione, non lo so. Due, no, biglia libera. Oh, palla libera, niente, sfiorata appena, sì. Ma non l'ha toccata. Tagliato poco, avrei dovuto tagliare di più per andare eventualmente a pallino da 4, chissà, è scappata via un po', temeva di chiuderla troppo. In genere uno pensa di chiuderla troppo su un biliardo relativamente nuovo come questo. Vecchione, palla in mano, scarseggia un po', però sempre un'ottima giocata. 4 Vecchione, punti, biglie 4. Centralizzate, ancora un valido tiro. Certo, il ritardo è notevole. Questa la marca di più come Garuffa, la prende sull'esterno, va bene così, in genere quando la biglia avversaria è verso il centro conviene prenderla più sull'esterno, anche se questa volta non si salva. E c'è il pallino in arrivo sul giro, vediamo come tratta questa posizione, con che forza. Probabilmente a restare lì con la sua o in zona angolo a stringere un po' di quantità e a cercare di parificare le biglie, vediamo. Ecco, fa proprio questa cosa qui, rimane in zona angolo, cerca di parificare le biglie ricavando il massimo da questo giro. Che giocata! E lui che ha ricavato il massimo, Vecchione. Il massimo! Vecchione, 11. Ah, bellissima giocata questa,
gran tiro, massima realizzazione possibile, 11 punti e Biglie in difesa per quello che si può fare. Sponta e Biglia. Sponda palla, gran giocatore di sponda palla, quarta. Gran giocatore, 8 fenomenale punti. Amici. Che guardate, replica. Quarta, guardate che 8. Reazione, la reazione del campione. Dopo aver subito un giro ed eventuale parificazione, ha fatto una sponda e Biglia delicatissima, leggermente aperta, l'ha portata benissimo. Ha presa grossa con l'effetto. E l'avversario era pericoloso perché era arrivato ormai vicino, 33 a 19. Ha pensato bene di cacciarlo indietro. Adesso è quarta ad avere il giro. Vediamo. Imposto un giro scorrente a seguire l'azione della biglia avversaria con la propria, senza portare più di tanto. La prende benissimo questa palla qua. Quarta, quattro. Quattro soltanto, quarta, da non credere. Alcune volte meraviglia il fatto che possa battere solo due birilli. Non ha sgambettato, come mai? Bravo quarta comunque. Riesce a tenere a bada Vecchione che gioca questo schiaffo. Niente male, si porterà a casa un pallino da tre. Pallino da tre. Potrebbe anche dare noia. Vecchione, e da noia tre. Questo. Quello che nello snooker chiamiamo snooker cinese, sì. Snooker rovesciato. E dagli tu a stecca alta e cerca di restare in controllo. Passaggio difensivo non ben giocato, rimane sotto tiro, disfaccio. Poteva giocarsela meglio. La presa leggermente scarsa e di conseguenza la sua ha corso un po' di più. Ma la presa scarsa perché era scomodo. Eh sì, c'era il pallino che dava noia. E Vecchione, gli sfacci li tira piuttosto bene, vediamo se riesce a guadagnarsi questo sfaccio di terza passata, possibilmente la apre bene, farà due, se fa due sono già buoni, peccato, giro a vuoto, ma relativamente perché ha gestito bene la difesa. Anche se era il momento che era importante trovare qualche birillo dovuto al fatto che insomma stanno 45 a 22, e per recuperare devi fare ogni tanto anche i birilli. Beh, ogni tanto li fa i birilli. Vecchione, quarta divide bene, allontana, crea difesa, l'importante è non lasciare un tiro diretto all'avversario. Ma forse la vede ancora Maurizio. Siamo al limite e questo non lo sappiamo mai, glielo leggiamo in faccia a Vecchione se vede questa palla o meno, il linguaggio del corpo ce lo dice, vediamo. E invece no. E invece no. Vediamo che lui striscio di taglio contro, dalla parte della ragione, difesa nel quadrato centrale, niente male. Palla gialla che sembra sponda, è difficile venirne fuori. Tant'è che quarta va dal lato più difficile. Più difficile, ha detto bene, perché se si spizzica bene dalla parte della sponda lunga si può fare anche l'angolo con la propria biglia. Eccolo. L'angolo lo fa con la propria biglia. Sì, ma l'ha fatta a contrario. Eh sì. L'ha fatto proprio a contrario perché la presa grossa ha fatto rimbalzo. Vecchione, 4. Vecchione si fa pericoloso. Mossa coraggiosa questa qui di quarta, una scelta di tiro, ma insomma poteva starci. Sempre una mentalità offensiva. Da questa parte poteva prendere il pallino. Sì. Sponda palla in chiave difensiva. Valida la difesa. Possiamo vedere fino a che punto comunque. Angolo a 45 gradi, tutto effetto. Gioca ad affondare le biglie. Non è stato a cercare la grande misura. Probabilmente perché il tavolo è veloce. Ma non solo per quello, dovuto al fatto che il punteggio insomma gli consente ancora di allungare un po' meglio il gioco. Sì, non ha preso iniziative particolari. Credo che le biglie siano rimaste dritte all'angolo, per cui Vecchione deve andare di schiaffo di taglio contro e ci va bene. Uno specialista di queste giocate, Vecchione, che bel tiro, che schiaffo. Vecchione, 4. Ed è riuscita a quadrare in difesa, bellissima, bellissima difesa questa. È costretta a parabolare di un eventuale schiaffetto. Fa la sua parte, insomma, non è male, però rischia di subire un bel giro.
giro impegnativo a tutto biliardo, quando si gioca così lungo a tutto biliardo in steccata è sempre una cosa di grande difficoltà. Giro a stringere, di schiacciata, porta a casa il minimo e rimane Vecchione, corto. Due. Grossa occasione sfumata questa per Vecchione, che doveva lasciare una difesa diagonale, non era certo un giro a centralizzare. Gli è partito un po' molle la steccata, ha dato poco colpo alla propria biglia e di conseguenza si è chiuso dopo, per quello ha fatto solo due. Quarta, ha perso un po' di sicurezza e rimane sotto tiro. Quarta, due. Gli ha fatto un trattamento speciale. Sicuramente le due partite che, insomma... Puoi capire, anche con la qualità del gioco espressa, con le realizzazioni, si vede sbuffa quarta. Ne ha abbastanza. Ma Vecchione ha ancora qualcosa da dire. Se centralizza questa, fa male veramente. Questa fa male. 10 punti. Grazie. E ci siamo ormai, Vecchione... che si era trovato sotto 33-0 Vecchione, in questa partita, 10. Ormai è a ridosso dell'avversario. Guarda, sente il fiato sul collo. E il suo vantaggio è minimo. 3-0 potrebbe essere praticamente decisivo. Quarta che va via, lascia palla, in confusione. Vecchione, due. Hai detto bene tu prima, l'hai inquadrato bene quando l'abbiamo visto in viso leggermente scontento. Leggermente scontento, direi. Molto scontento, non leggermente. Ha lasciato due garuffe in questa partita, due, ma non è da lui assolutamente. E tutte e due in difetto di rotazione, di effetto. Sì. Sbagliando sul largo. Ha scavato leggermente poco sull'effetto. La grande occasione di Vecchione di dare una spallata al match. Qui, scarseggia la palla, tiene bene la sua, l'unico aspetto positivo, è difficile che quarta faccia il filotto, però ha perso la grande occasione. E ci sono dei tram che passano una volta soltanto. E ogni tanto quando passano bisogna prenderli, perché insomma quando si gioca con i campioni... Ecco, quarta fa quello che c'è da fare, al meglio, va a prendere il pallino da tre, sarebbe già un grande risultato per lui se riesce a contenere la forza. Quarta, del tiro. L'ha preso, guardate che la forza, ha baciato il pallino e adesso è difficile. E lui a dover trattare una situazione di snooker cinese, anche se può steccare lateralmente adesso, quindi tagliare la palla, vediamo cosa intende ricavarne, va di taglio buono a costruire una giocata al volo di giro. Finisce dentro con la sua probabilmente. Finisce dentro con la sua. Beve tanto, forse quarta, è stato sei. Bene così per lui. Alla fine ha ancora una chance. Voleva fare un giro rovesciato, è entrato troppo. Ma aveva poca diagonale comunque. Lo so, però d'altro canto, sai. Quando si è costretto. C'era questa scomodità. Sì, sì, sì. Ha fatto una scelta che non è censurabile per nulla. Assolutamente. Però rimanendo così sul birillo, si è salvato. Obbliga quarta a andare a bere per dividere le biglie. Quindi 56-46. Vediamo, quarta mossa Ezio. Obbligata, non poteva fare diversamente, costretto a bere. Questo è un tiro che sicuramente, se fatto bene, la biglia avversaria batte così e può andare a fare questa eventuale steola e la propria biglia scappa via così. Un leggero effetto. Anzi direi un ottimo effetto. Bravissimo, guardate amici, bravissimo. Questa era l'unica possibilità per recuperare una partita persa. Gran giocata dunque di Vecchione, pallino da tre, era difficile equilibrare la corsa delle due biglie perché il pallino è sul terzo diamante e anche tutto sommato l'angolazione non consentiva di andare a morire in diagonale, ha dovuto fare una manovra elaborata.
Già, un bel risultato averla vista. Ha giocato e quarta, scusami, un bel risultato se prende palla. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Gran giocata di quarta. Qui subisce però l'angolo. Vecchione lo può costruire anche di leggerissima parabola, questo angolo qui, andando avanti, spingendo la sua verso l'angolo. Ma non è facile, Maurizio, lo deve aprire leggermente, lo deve steccare dolcemente. Ce la fa, questi sono i principi del biliardo, mi sono dimenticato di ricordartelo. Grazie Maurizio, grazie, me l'hai fatto ricordare, bravissimo, bravissimo. Guardate la propria biglia dove l'ha portata. Ecco, lì doveva portarla. Ha realizzato poco però, a dire la verità, meritava qualcosa di più, 4 punti sono pochi in questo momento. Ma forse la vede ancora Andrea Quarta, forse la vede ancora. Sì, se la vede può chiudere. Quarta chiude! Che brivido! Senti, da 33 a 0. Ha rischiato di perdere partita, è successo di tutto. E Quarta alla fine, la stoccata decisiva, riesce a piazzarla. Come siamo abituati a vederlo sempre fare. Non è facile chiudere così. Assolutamente. Di angolo, di possesso, in questa maniera. Ma in questo momento qua era difficilissimo, dovuto al fatto che l'umore non era abbastanza positivo, eh? Supera il momento critico, ma non dimentichiamo che Vecchione con palla in mano non ha inciso sulla ferita nel momento buono. E Quarta gli ha portato a casa un pallino da 3, terzo set che se n'è andato via, vediamo con quali riscontri. Quarta, 6 punti nella media dei tiri diretti, 3,63 nei tiri complessivi. Vecchione 3,30, poco nel gioco di prima e non molto di sponda, 2,22. Medie scadette e ha rischiato di vincere partita comunque. Dovuto al fatto che l'Andrea Quarta ha fatto 2 errori su 2 garuffe, buoni, tutte e 2 dalla parte sbagliata, cioè perché ci può stare che uno fa un errore, si vede che in un momento di confusione ha percepito bene la sensibilità. Però Quarta ha battuto soltanto con il 44% nei tiri diretti, vuol dire che la difesa di Vecchione è stata ottima. Buoni. Guardiamo qua che il tiro. Sì, questo è quel famoso angolo di prima. Hai garuffare. Quello che continuo a ribadire io, che è difficile da quadrare in attacco ed eventuale difesa. Lo striscio tutto biliardo di Vecchione da 8 punti. Striscio impegnativo dovuto al fatto che la propria biglia era sotto sponda. Questa è una giocata di quasi 4 passate, realizza il filotto. Buoni. Sull'ultimo percorso. Raddrizzata, sfortunata di Quarta, che poteva fare una ottima difesa sul pallino, ma la gialla decide di non toccare il pallino. E poi tante fiondate da una parte e dall'altra, sempre di grande qualità. Quasi sempre almeno. I principi stanno giocando bene. Giro impegnativo quello lì a scorrere. In finale di partita. Assolutamente. Scorrente ammortizzato, l'ha chiuso proprio di battuta. E adesso qui sfiora il super strike. Qui lo sfiora, però dopo arriva a prenderlo, un paio di tiri dopo. L'abbiamo chiamato. Questa è in replica a quel problema che aveva avuto, ha commesso un errore, sì. L'errore è andato a bere di giro, guarda come si è riscattato. Quarta sfugge al rimpallo e guardate, e qui arriva il super strike. Guardate amici, guardate, super strike strepitoso Vecchione. E poi la chiusura di contenimento, di sviluppo, di palla piena con l'effetto. Mamma che giocata, anche questa, Vecchione. Che livello di gioco. Quarta subito sul filotto, 13 punti, non si smentisce. È stata grande qualità. Quarta al volo, qui tre sponde rovesciato, da 8, con biglie parificate sulla lunga, non occorre neanche che me lo facciano vedere questo colpo. Sì, ci ricordiamo tutto noi Maurizio, noi, e auguriamoci che anche tutti gli appassionati che ci stanno seguendo. E poi il giro da 11 di Vecchione, con la propria che muore verso l'angolo. E c'è dell'altro mi pare.
Guardate che sponde biglia. Sponda palla sul grosso della biglia avversaria ad aprirla di effetto e a morire con la propria all'altezza del primo diamante sulla lunga. Tiro. Fenomenale, fenomenale. Bel giro. Addirittura mal pagato. Qui lo schiaffo di taglio contro. Vecchione, 4 stretto. Sembrano pochi, ma sono 4 punti. No, ma poi qui ha avuto una rimanenza bellissima. E poi la centralizzazione con questa stretta. E quarta lascia la palla, se non vado errato, sulla garuffa. Ti ricordi bene, purtroppo... Una pura garuffa di frustrazione, ma quarta riesce ad avere questa occasione. Non se la mangia. 2-1 Vecchione. Match al meglio delle 7 partite. Traguardo posto dunque a quota 4. Siamo... nella semifinale, parte alta del tabellone, semifinale della pool conclusiva del circuito I Principi del Biliardo, naturalmente al Mannone Club di Cusago, in provincia di Milano. Grande con noi, Salvatore Mannone, come sempre. Come sempre, amici. I Principi ci fanno entusiasmare, hanno una media e un livello di gioco altissimo. Quarta, 4. Questo l'ha preso un po' così. Insomma, non faceva parte delle possibilità del tiro. Esecuzione piuttosto fortunosa da parte di quarta. Doveva andare sull'esterno, ha trovato un impallo sull'interno. Però se ricordiamo gli errori che aveva fatto prima quando ha giocato di due a mo' di tre, tutte le volte l'aveva presa all'interno, ha cercato di di correggersi un pochino. Ciò significa che è ritornato un po' lucido, perché nella terza partita è mancata un po' di lucidità ad Andrea. E non è mancata lucidità a Vecchione. Guarda come ha inchiodato questo sette sponde a restare in angolo Vecchione con la propria. Sei. Grandissima giocata, un missile però, che controllo. Ho detto che è un giocatore nestoriano, però è passata una grafica in precedenza che ha detto che si ritiene Vecchione un allievo di Saverio Trinchese, che era un ottimo giocatore di scuola napoletana. Bel picchiatore anche, a dir la verità. Un ragazzo dei miei tempi, un ragazzo avrà la mia età comunque, io lo conosco bene, Saverio è un grossissimo giocatore di grande sensibilità, ha una steccata fantastica. Ma l'idolo di Vecchione pare alla fine sia Cifalà. L'idolo di tanti. Anche il mio, io sono cresciuto con i miei idoli Cifalà, Gomez, Rosanna, Sessa. Parli dei grandissimi. Intanto qui arriva una magnifica raddrizzata di questo Vecchione, scuola napoletana, una scuola credo sia cominciata con Enrico De Tata e poi proseguita con Mimmo Campora, che è stato campione del mondo nel 75. Quarta, poi sono arrivati in Nocerino padre e figlio e altri giocatori, perché tra Napoli e Salerno ce ne sono tantissimi dei giocatori molto molto forti. Giancone, anche con Sagno. Non dimentichiamoci di Giancone, che anche lui ci ha lasciato qualche anno fa, giocatore di grande sensibilità anche lui, aveva una steccata fantastica anche lui. Era un razzo al tavolo Giancone. Questa arriva inaspettata. Questa però è inaspettata, un rimpallo in allungo. Quarta, non è riuscito 8. A prevedere, guarda cosa anche sfortuna per certi versi, preso così, un pugno nel naso. Può scusa. Anche fare rimpallo. Guarda, la reazione, questo non se l'aspettava. Questo fa male. Quarta, costretto ad andare di candela, se non altro Vecchione si è salvato, e quarta gli sta mettendo a posto tutte quante adesso, insomma, dai, è andata di lusso anche questa. Schietto di lasciare palla, trova il pallino, è il pallino centralizza. È girato il vento di brutto, veramente, perché la bevuta imprevedibile di Vecchione. Quarta che trova due pallini da quattro, non da poco in questo inizio di partita. Sì, però la differenza l'ha fatta quella biglia Lachito, che purtroppo Fiore non è riuscita a sfruttare bene. Insomma, aspettarsi due errori e due regali in quei momenti lì da parte di Andrea Quarta non è tutti i giorni che capita. Dei due tram che passano sono già tanti, però
la palla in mano se la doveva giocare meglio. Due a questi livelli, insomma, anche perché ha potuto recuperare lo svantaggio che aveva iniziale dovuto al fatto che l'Andrea Quarta ci ha messo un po' troppo del suo. Sì. E non approfittarne, secondo me, può anche pesare. Ha lasciato palla su due garuffe. Quarta, ecco, ritorna a lui. Quarta, strepitoso. Guardate il colpo in testa, cosa riesce a ricavare. No. 12. È cambiato il vento e come. Quarta, 12. Spettacolare la drizzata di colpo in testa, un missile che parte e arriva a destinazione, tutti i birilli giù, strike per Andrea Quarta, Vecchione col suo gioco morbido, vediamo cosa ricava qui, una stretta, ben tirata, due passate e mezzo, guarda, a morire in angolo con la gialla. Guardate la propria biglia dove andate, è la biglia avversaria dietro ai birilli, questa è difficile da salvarsi. Ha recuperato Vecchione subito. 8. Poteva accusare quel 12, invece realizzando così il pieno sul castello. Qui potrebbe e andare attestandosi in difesa. Di una di Accosto. Non sai mai come le prendi queste biglie. Vediamo. La presa. Ma abbastanza bene, ma può subire il traversino di Massè. Lo può subire. Vediamo come riesce a gestire la corsa della propria palla, soprattutto come riesce a contenerla. Vediamo se rientra sul posto. Rientra sul posto. Bravo Vecchione. Bravo Vecchione, amici, fenomenale. Questo tiro si chiama piqué rentré. È un piqué a rientrare. Guardate la propria biglia. Ma sei speciale. Sì, la propria biglia va leggermente avanti e poi ritorna nella diagonale di partenza. E Quarta scappa via. Tiene a sponda la palla avversaria, insomma, non male, forse ha esagerato con la forza. Va a giocare leggermente più morbido il colpo. Raddrizza più passate, leggermente sotto sponda, vediamo se lo gioca bene. Mamma mia, mamma mia, mamma cosa ha fatto qui. Che giocate, guarda che conduzione delle biglie. Vecchione in forma smagliante. Vecchione 10. Deve essere il vaso di coccio qui tra tre campioni del mondo e invece conferma tutto ciò che di buono ha fatto vedere nelle ultime due stagioni, la pool finale a Nova Gorica confermata dalla pool finale adesso qui con i principi del biliardo. Grande occasione per questo giocatore 39enne di Nola in provincia di Napoli. Se non la vede andrà di una classica bricolla di effetto. Ed è quello che sta impostando, un tiro che fra l'altro gioca molto bene, anche questo. Gli è scappata via questo, gli è scappata via. Si è visto subito che è andato largo, però adesso ci pensa lui a prendere un pallino che non era prevedibile in quelle condizioni. Questo è un pallino da 4 pesante, pesante dovuto al fatto che costringe Andrea Quarta ad eventuale appoggio per un pallino da 3. Però Quarta ne aveva presi 2, quindi ci siamo. Il gioco si sta riequilibrando da questo punto di vista. Quarta arriva, arriva, vediamo con che forza. Quarta, 3. Né male né bene. Era difficile arrivare bene comunque perché, ripeto, il biliardo è leggermente veloce e non è facile arrivarci con la forza giusta. Sì, un angolo anomalo, difficile da trattare, onestamente. Potrebbe giocare anche un pallino da 4, retrocedere di Massè e lasciare la difesa in diagonale. Hai detto bene, hai detto bene. Ecco, è quello che sta facendo. Hai detto bene. Stack alta, pallino da 4 e cerca di restare corto con l'altra. Pallino da 4, rimane troppo corto con l'altra. Vecchione, 4. Però neanche male alla fine, neanche male. Sì, tiro delicatissimo, molto un po' molto corto difficile. Ci sta comunque perché è dovuto al fatto che ha cercato di posizionare meglio la propria biglia. Quarta non può fare di meglio. Qui a Quarta ha fatto un mezzo disastro. Un disastro. Non riusciamo a capire se c'è eventuale fisso o eventuale striscio a scorrere per eventuale arrivo in pallino. È lavorabile la posizione comunque. Qualcosa può ricavare, può anche giocare di mezzo colpo lo striscio a parificare, cercando di fare il pallino da 3 in arrivo. Lo può trattare anche di effetto leggermente interno questa. Però può tirare anche il fisso, va a tirare il fisso. Aprila subito sul castello.
Ecco il fisso. Ha tirato a chiudere amici, spettacolare! Cosa ha fatto? Ha chiuso partita 13. Censurabile Vecchione, la 13. L'esecuzione di quarta, per carità, ma guardate come ha chiuso. Aveva cercato anche il pallino da 4 eventualmente. Sì, ma andava a pallino con tutte e due le linee. Silenzio. Oh sì. Veramente chiusura sorprendente, vince 61-45 Vecchione in 9 minuti e 23, circa un'ora di gioco. Risultato sorpresa, Vecchione a 1 dalla finale della pool conclusiva dei Principi del Biliardo. Sorprendentemente, ma sicuramente con grandi meriti, perché sta giocando bene. Certo, quarto ha fatto un mezzo pasticcio, non si è capito bene cosa volesse giocare. In realtà ha sottovalutato il fatto di aver dovuto giocare in finezza su due biglie, non una, e quindi la risposta è stata diversa da quella che si aspettava. Sì. Non è riuscito a salire con la sua. Ma sicuramente perché non ha capito che prendendo la biglia avversaria e pallino sarebbe rimasta lì sul posto. Allora di conseguenza, rimanendo sul posto, non ha dato modo di poter seguire la diagonale per eventuale... Bellissima presa di palla da parte di Vecchione. Se c'è la forza è un gran tiro. Si rischia anche di fare pallino da tre in questi casi. È dura per quarto ormai. Deve metterci del suo, e tanto, da subito, comincia con una garuffa da 6. Eventuale garuffa anche per Vecchione. No, preferisce lo schiaffo. Preferisce lo schiaffo perché sa che si può salvare meglio. E lo gioca meglio. Bene lo schiaffo, come lo gioca. È una specialità della casa. Sembra che ne abbia parecchie di specialità della casa. L'ha valutata bene sapendo che si poteva attaccare e difendere in maniera migliore. L'ho visto giocare a questi livelli l'anno scorso in una gara della BTP, credo a Sant'Antonino di Susa, dove poi ha perso la finale con Gualemi, però ha giocato dei match a livello televisivo splendidi e ancora si conferma con questa bellissima giocata. Che sicurezza, amici, che sicurezza, guardate che sicurezza, angola a tutto biliardo con la propria biglia sotto sponda. A proposito di Sant'Antonino, Maurizio, mi fai ricordare una delle mie ultime vittorie nelle prove BTP, che è stata fantastica perché avevo vinto anch'io una partita per entrare in semifinale con Andrea Quarta, che avevo fatto un pallino da 4 fenomenale veramente. Mi fai ricordare tante belle emozioni. E poi Quarta l'hai battuto in una finale di campionato italiano nel 2011. Assolutamente. Un finale, una delle più grosse soddisfazioni in carriera per il nostro Salvatore Mannone, però la più grossa resta sicuramente la vittoria al Mondiale di Cannes, Mondiale dei professionisti nel 1993, match indimenticabile contro Vecchione Gustavo 4. Zetto. Tanto Vecchione di colpo in testa, ma come gioca? Che livello sta esprimendo il professore di Nola? E Quarta, ma che piccola sbavatura, per forza la deve commettere sicuramente per la pressione che gli mette quell'altro. Ecco, sicuramente la pressione del 3 a 1 in questo momento qua può fare un po' la differenza. Vediamo, parte un 7 sponde e questo arriva a destinazione, non occorre dire niente perché passa e arriva da solo. Prende benissimo queste biglie di palla piena, Vecchione, non 4. Si sposta mai, guarda che forza. Guardate la biglia avversaria sotto sponda, raddrizza tutto biliardo da parte di Andrea Quarta. Sì, ma è difficile avere la convinzione per poterselo giocare al meglio un raddrizzo come questo. In questo momento è difficilissimo, ma lui l'ha giocata bene. Pilotto di seconda, 5. Tentativo, grande conduzione delle biglie per quello che poteva fare, ha fatto il massimo.
Adesso eventuale sponde biglia per fare eventuale pallino da tre e parificare le biglie. La prende davanti la bianca e fa il pallino da tre. E anche la difesa, e anche la difesa. Fenomenale, amici, fenomenale. Quasi impossibile venirne fuori, anche per il miglior quarta contro questo vecchione, quarta che deve andare adesso a salvarsi in una situazione difficile, ci prova di mezzo colpo. Che giocata, fantastico, quarta di mezzo colpo, uno schiaffo di mezzo colpo, quarta, guardate quarta. Che misura. E guardate anche Fiore che ha battuto su biliardo, ciò significa applaudire quello che ha fatto l'avversario. Questo è motivo di sportività. Vediamo, si impenna, giocherà il pallino da 4, alle 4 6 sponde. Scarseggia un po', però gli va di lusso lo stesso. L'idea era di fare un 4 sponde e pallino da 4, però già contenere vecchione così 10. La sua biglia, c'è il rischio di andare a bere. Ha fatto 10 di angolo. Sì, sì. 10 di angolo. Per carità. Che media. Per il professore, la media del 10. È quarta, però è un allievo modello. Prende sempre la borsa di studio, che è il primo premio sì. Nei tornei. Si autofinanzia. Quarta, 8. Quarta, giocatore che disputa 60 gare l'anno circa e ne vince almeno la metà. Scusate, sei poco. Ancora inquadrato Giampiero Rosanna, un mito del biliardo. Campione del mondo nel 1985 a Spoleto, battendo in finale Borelli e poi altra grande vittoria per lui. Ad Arezzo nel 92, superando al quinto decisivo set Belluta. Riccardo Belluta. Belluta che quell'anno aveva vinto tutto, aveva vinto il campionato italiano, aveva vinto il campionato europeo battendo sempre al Brito in finale, sembrava dovesse farcela ma alla fine è successo qualcosa, credo una bevuta nella partita decisiva, però grande Rosanna a vincere il titolo a 47 anni, soltanto Berrondo, uruguaiano, nel 68 è riuscito a vincere il titolo mondiale. A 48 anni, il giocatore più anziano ad essere arrivato a tanto. Intanto qui Vecchione sempre avanti, porta a casa punti preziosi, ma qui rischia grosso perché quarta potrebbe giocare lo sponda palla e andarsi ad incastrare dietro il pallino. È un grande giocatore di sponda palla, vediamo se ha la lucidità per venirne fuori, se lo gioca bene anche questo. 6, la misura, ha rischiato il tutto per tutto. 9. Fenomenale. Quarta. Quarta, sfrutta l'occasione. Sfrutta l'occasione perché Fiora avanti Vecchione non ha saputo sfruttare bene quel raddrizzo che poteva valere veramente l'incontro. 41 ne aveva, se avesse fatto il raddrizzo pieno senza fare il rimpallo, sicuramente questa partita era già finita. Invece quarta ha fatto una sponda biglia fantastica, fantastica. Qui andrà di tre sponde di calcio, potrebbe andare di tre sponde di calcio se riesce a passare dietro al pallino. È quello che sta provando, ci sta pensando, ma questa è dura, perché la biglia gialla ha un'angolazione critica e poi a quella distanza da sponda basta un niente per non fare si un pasticcio. Non si vuole prendere rischi. Tira una parabola per cercare di arrivare più facilmente sulla biglia avversaria. Perché ha capito che non è il momento di prendersi grossi rischi per evitare eventualmente lasciare biglia all'avversario in mano. Sì, 45 a 32, vediamo cosa inventa quarta qui. Giro, a centralizzare le biglie, ed è un capolavoro assoluto, guardate la bianca finisce a colla sponda, 48 punti. Guardate la non si può giocare a biliardo meglio di così, non si può giocare a biliardo meglio in un momento come questo. Ricava il massimo dei punti e della qualità del gioco. La reazione dei campioni. Che match! Livello strepitoso. Al volo sull'esterno, prende palla Andrea Abirilli con questa. È il segnale, è il segnale.
E deve succedere qualcosa per forza. Che livello di gioco! Punti. Che livello di gioco, amici! Vecchione, l'ha intestata in maniera meravigliosa e così ci sta di poter anche prendere i punti. Ma succede una volta su 30 tentativi. Quarta, anche lui gioca un colpo capolavoro e anche lui realizza il massimo, 8. Quarta, 48, Vecchione 53, non molla un punto, quarta, cerca di restare in scia, aggrappato al match con unghie e con denti, ma forse non basta. Che medie, amici, che medie. Vecchione rimane un po' stretto, da un po' di respiro. La famosa parte della ragione. Ma sai, in questo momento la parte della ragione è quella dei birilli. Conviene osare, conviene forzare, sicuramente. La vede, pallino la vede, da tre, la vede. Pallino da tre, vediamo se ci arriva, se lo gioca. Lo gioca bene, lo gioca chiave bene. Difensiva. Molto bene, guardate dove ha portato la bianca. E ancora il pallino a dare noia. Adesso è costretta ancora a parabolare se c'è, ma non penso che ci sia stavolta la parabola per arrivare sulla biglia. È più difficile adesso più rispetto difficile a prima. Potrebbe arrivarci. Classico tiro di sponda lunga lunga. Questo viene chiamato fisarmonica. Per eventuale accosto in angolo. Non ci arriva. Quarta, due. Ha dato poco effetto. Dato poco effetto. Se tu ci fai caso dove ha battuto adesso sulla sponda lunga, e ha rovesciato poco l'effetto. 53 Vecchione. E quarta, calcio 50. Di rigore. E calcio di rigore che dove Andrea Quarta può chiudere questo match e riaprire ancora l'incontro. Sembrava finita. Ha stretto i denti Quarta. Ha giocato quello sfondabiglia, poi ancora questa difesa sul pallino da tre. Vediamo se riesce a fare il capolavoro finale. Quarta, la freddezza del campione, la freddezza del campione. Quarta, quarta, 10. Chiude partita. Si aggiudica il quinto set. E sopravvive nel match 60-53 quarta. Si è procurata la palla in mano e guardate con che freddezza è riuscito a mettere a segno il colpo decisivo. Prendere la conduzione delle due biglie, si vede anche dal trattamento della propria, che c'è proprio il possesso della situazione. E dunque la vince Quarta questa partita bellissima in 11 minuti e 33 secondi, un'ora e 11 di gioco, quindi 3-2 Vecchione. Questa ultima partita ha visto Quarta realizzare 5-57 nei tiri diretti, Vecchione 6-33. Quarta superlativo di sponda 3,80, è una media da sballo, ma non è che Vecchione ci sia andato molto lontano. 3,80 di sponda sarebbe per assurdo come realizzare 15 punti di media di prima, che non ci sta, per dire. Assolutamente. Però il rapporto fra i tiri di sponda, la realizzazione di sponda e i tiri di prima è 1-4 in genere, quindi puoi pensare che qualità di gioco è riuscito a portare a casa, almeno per una partita. Guarda, era la partita decisiva per sopravvivere nel match, per lui. E lui ha reagito bene, ha reagito benissimo. Cerca il pallino da tre, lo trova, qualifica bene le biglie. Quello che c'era da fare l'ha fatto, adesso sta Quarta a trovare una mossa, una contromossa adeguata e non è semplice. Gioca un traversino difficilissimo, porta a casa il massimo dei punti, 8, e diagonalizza le biglie. Quarta, questa è la perfezione 8. Assoluta, uno dei traversini più difficili a quella distanza da sponda, a quell'altezza. Realizza l'otto stretto che consente di equilibrare la traiettoria delle corse delle biglie lasciandole in diagonale. Fenomenale, fenomenale per conduzione della forza e la precisione sulla biglia, sulla quantità avversaria, cioè sulla quantità della biglia avversaria.
va al volo, prova a salvarsi, biglie che corrono bene, tavolo veloce, eccezionale difesa, sembra una difesa questa, pubblico che applaude, e c'è una difesa non da poco. Non da poco, questo è difficile da potersi eventualmente salvarsi, perché come avevo detto precedentemente in altre partite, quando si gioca al volo il problema non è solo fare, ma è salvarsi. Vediamo cosa sceglie, può scegliere un due sponde come avevo disegnato, un eventuale tre sponde. Sì, forse è più facile da inquadrare tre sponde, vediamo. Lo gioca benissimo, benissimo, guarda che roba! Benissimo, benissimo. E il pallino in difesa. Questa è una giocata fenomenale, Vecchione, si poteva giocare di due, ma per la quadratura, come avevi detto tu, è più facile da inquadrare di tre sponde. Sì, ci si garantisce più facilmente la palla, ecco, diciamo. Hai detto bene. Perché lì l'obiettivo principale era allungare il gioco, vedere di sfruttare il pallino per una qualche interferenza, non esattamente andare a birilli poi. Però se arrivano anche quelli, fanno comodo. Hai detto bene Maurizio, quello che continuo ogni tanto a dire ai miei ragazzi quando gli spiego qualcosa è proprio quel concetto lì. Quando si gioca di tre sponde di calcio è più facile inquadrare bene la caratteristica del biliardo. Se tu la inquadrata è difficile che tu fai un errore e poi, come avevi detto tu prima, ti assicuri meglio la biglia. Se in un momento arrivi con un'angolazione più favorevole a prendere palla, se tu in un momento topico della partita ti accorgi che di due fai fatica a inquadrare bene la diagonale, secondo me è più facile scegliere di tre. Vediamo questo tiro, guarda, a sfruttare possibilmente la difesa del pallino, ha giocato morbido, questo è un colpo alla Marcello Lotti che era uno specialista di queste difese di effetto contro, centro a centro, lo scuro. Grande personaggio del biliardo nazionale, 9 volte campione italiano. Non ha mai vinto un titolo mondiale, ma ai suoi tempi c'era meno possibilità di arrivare a quel traguardo. Quarta, ci prova a restare lì. È mancato un po' di effetto contro questa palla. Non era un tiro facile da far quadrare. Lui si è fidato molto in eventuale errore che c'era il pallino che te lo poteva aiutare in difesa. E qui Vecchione si fida di uno sfaccio a trasportare per un filotto di seconda che può fare male, vediamo con quale lucidità va il tiro, non tanto, perché questo è un filotto da prendere assolutamente di seconda passata. Vecchione 3, non certo di prima. Sfaccia più passato impegnativo, ricordiamoci che questi sono tutti tiri che sono al limite del rimpallo, bisogna steccarli bene. Di taglio l'ha fatta questa qui, poteva arrivare a filotto di terza, guarda come ha portato la sua sponda, gran bella giocata quarto anche questa. Due. Ma lui l'ha steccata lì in funzione di quello che avevo detto prima io, perché se tu lo stai di più sulla quantità la tua ha una corsa diversa e sei tutti al limite del rimpallo. È mancato un filo di effetto, però gran giocata. Dai, vediamo Vecchione se prende al volo anche questa. Passi quasi. Prende bene perché la porta a sponda. È già una bella presa di palla. Questa finisce incollata a sponda. E non chiedetemi perché. Si salva dappertutto Vecchione. Tira, tira. Guardate, si impenna eventuale raddrizza più passate, guardate. Ma questo è proprio quarta, da fantascienza, quarta. Da fantascienza quarta, una raddrizzata mostruosa a 3,5, degna del miglior crocefisso maggio. Quarta 10. Uno dei giocatori cui si è ispirato anche suo conterraneo, non dimentichiamo. Quarta, ma quarta, e quando va nell'umore giusto della steccata è fenomenale, le stecca in maniera fantastica. Si è ispirato inizialmente proprio a Crocefisso Maggio, suo conterraneo, e si vede da certe giocate, e poi è diventato allievo di Gomez e il suo gioco è diventato un mix proprio di questi due personaggi straordinari, due dei più grandi giocatori di tutti i tempi, Nestor Gomez e Crocefisso Maggio, e questo qui è Vecchione. Non so che intenzioni abbia Vecchione 8 quei principi del biliardo. Sta giocando bene, sta giocando. Non ha sbagliata una di queste, non ne ha sbagliata una. Tutti capolavori, tutte prese perfette di palla, a restare lì con la propria.
realizzare il massimo. Quarto, un missile, vediamo, riesce a evitare il rimpallo, risale sul castello, sarà una bella difesa anche questa, quello che ci voleva per lui. Quarta. In questo momento, da sottosponda, cosa ha fatto? Due. Quarta, cosa ha fatto? Fenomenale. Questo è gioco ipermoderno, amici, non si giocava così. Ma loro lo giocano bene, lo interpretano bene. Negli anni bene. 90 non si giocava così. Negli anni... si giocava così sicuramente. Poi è arrivato maggio, il profeta delle tre passate e mezzo, e il gioco in qualche modo è cambiato. Sicuramente in attacco. E poi sono arrivati gli Agnello e i Quarta, che hanno ulteriormente perfezionato il concetto anche in difesa. Però non dimentichiamo del grande Gustavo Zito, secondo me uno che ha portato una fase di attacco in quegli anni lì. Sì, ma, stato... ma non così esasperata, non come così esasperato. Giocava classico Zito. Giocava classico, però ne faceva tanti e li faceva anche bene. Qui ne ha fatti pochi, Quarta, almeno per le sue abitudini, ha voluto garantirsi il pallino. Quarta, 6. Realizza solo 6 punti, quando mai? A retrocedere non ha fatto male questa volta e lascia giro, perché io non sbaglio uno di questi giri qua. Non lo sbaglia certo questo. Guarda dove finisce, al rosso, al cuore del bersaglio. 10 punti Vecchione e passa avanti il professore Di Nola con questo Vecchione giro capolavoro. 10. Un giro di schiacciata e leggero effetto interno. Però fa a spostarsi in diagonale con la fa propria. Fa fatica a portare bene la sua. Ma Quarta va troppo sul pieno questa volta. Fa fatica la giocata di contenimento, ma non ce l'ha fatta. Il rimpallo che gli dà ragione. Questo è un rimpallo che può fare la differenza. Un rimpallo che può fare la differenza. Gli ha detto bene, un buon segnale per Quarta. 30 Vecchione, 28 Quarta. Partita potenzialmente decisiva se sarà Vecchione a vincere, altrimenti si andrà al set decisivo contro il meglio delle 7 partite. Lascia una diagonale di una al volo. Questa l'ha presa un po' così, però rimane a sponda con la gialla e a sponda con quell'altra. Guarda come finisce questo tiro. Che misure che ha trovato Vecchione. Hai detto bene che gradisce il tavolo veloce. Me l'aveva detto prima mi aveva detto che il biliardo veloce, perché io ogni tanto chiedo ai ragazzi se insomma il biliardo è nelle caratteristiche che gli piace un po' di più, a qualcuno può piacere un po' di più, a qualcuno può piacere un sta po' di meno. Sta per partire un altro missile, silenzio, è un altro missile che è partito e che arriva. E che e missile! Arriva a risalire, guarda che contenimento della propria, questa forse arriva addirittura sui birilli. Non è da escludere che questa arrivi sul rosso, Fenomenale. Non abbiamo più aggettivi. Quarta, 6. La reazione dei campioni, i campioni ce l'hanno. Sì, ma questo poi è impensabile in questo momento trovare questa misura. 6 e difesa durissima. Vecchione va a cercare palla e fa un miracolo a trovarla così. Non la poteva trovare, meglio o quasi, perché questo diventa un traversino difficile. Da sotto sponda, sempre a sponda, Andrea Quarta. O sulla lunga o sulla corta, ma sempre a raspare la sponda. Traversino impegnativo. In difesa, sul largo. Ma lui lo gioca spettacolare. Vado! Mamma mia! È riuscito ad andare al limite a prendere ancora Quarta, il rosso. Sei. A prendere il rosso, Quarta senza effetto di sensibilità, che misura, è il giocatore che ha la migliore steccata in assoluto, non solo per colpire ma anche per le misure. Magari di misura ce ne sono altri di buoni, come lui non colpisce nessuno, però è un giocatore di tocco e qui non è da escludere che in qualche modo il pallino potesse Vecchione fare 3. Parte del piano, meglio prenderla sempre davanti, sì, con una forza contenuta ma per dividere al centro. Hai detto bene, si vede proprio dalla forza. La forza fa la differenza. 40 Quarta, 33 Vecchione. Quarta avanti, ha il giro scorrente. Vediamo se prende anche questo. Lo prende benissimo. L'ha presa perfettamente questa. 4 punti e difesa.
quarta, 4. Gran bel tiro anche questo, a morire in angolo con la sua. A prendere la grossa, piena questa palla, è già un ottimo risultato. Vediamo. La vede. La giocata a ingaruffare questa possibilmente, però con una porta di 4, poteva venire anche così. Vecchione 4. E vediamo se quarta magari all'angolo traversato, non è da escludere, vediamo, ma difficile, non escludere che abbia l'angolo traversato, no, non aveva niente. Avvicina le biglie, gioca passivo, 44 quarta, 37 vecchione. Va a cercare il pallino da 4. Hai detto bene, Maurizio. E comunque una difesa agli angoli, difesa diagonale. Non era facile portare a casa il pallino. La palla di quarta è sempre a sponda. Sì. Avesse trovato un altro giocatore che non ha la capacità di colpire, che a quarta in verticale, l'avrebbe distrutto oggi. L'avrebbe distrutto. Invece quarta, guardate cosa riesce a fare. Cosa riesce a fare quarta? Inchiodato quella palla a tutto biliardo. Sì, ma quarta, guardate 3. La steccata, la una propria biglia dove è rimasta? Strepitosa. È rimasta lì, ferma a tutto biliardo, sotto sponda. Non era facile steccarlo prendendola così al cuore. Vediamo Vecchione cosa riesce a ricavare da questa posizione. Deve giocare il giro perché non c'è il girone. Realizza 4 punti se non vado errato. Vecchione 4. Però come ti avevo detto signora prima, Antonio Placella chiama i punti, 4 soltanto. Però come ti avevo detto prima, Maurizio, la propria biglia fa fatica a lavorarla, a portarla leggermente un po' di più verso la mezzeria centrale. La stangata. 13, fine partita. Si va alla set decisivo. Quarta, match 13. Strepitoso, un classico all time, questo, una delle più belle partite. Silenzio. Non ho mai avuto la fortuna di commentare. Si va al set decisivo, 3 pari. Questa è andata via in 14 minuti, match che procede da circa 1:30, qualcosa di meno. 6 partite giocate, vediamo. L'ultimo set, 5 di realizzazione contro 4 nei tiri diretti, media complessiva 3,75 contro 2,73. Vecchione non ha realizzato molto, quarta 3,75, sui suoi livelli. Non vuole perdere quarta, vuole sollevare quella coppa destinata al principe del biliardo. Che spettacolo, amici, che spettacolo! C'è qualcosa che Vecchione, strepitoso, che è stato fin qui, può rimproverarsi. È l'occasione perduta nella terza partita, quando ha avuto palle in mano in un momento cruciale, dopo aver recuperato uno svantaggio di circa 30 punti, la scarseggiata e sul 3-0 probabilmente. Ma secondo me il tiro determinante non è stato quello di Maurizio. Il tiro determinante è stata la partita del 4-2, dove lui ha avuto la possibilità di tirare un raddrizzo, ha fatto solo 4, ha fatto rimpallo, e dove quarta ha potuto fare quella famosa sponde biglia andando dietro al pallino. Se avesse marcato bene quel tiro lì, secondo me a quest'ora non avremmo più parlato di questi incontri. Sì, ma era un tiro difficile quello di raddrizzata, ha realizzato 4, non è che abbia fatto un danno, è stato quarta che ha fatto uno sponda biglia decisivo in un momento di vitale importanza. Intanto la raddrizzata, questa è la sventaglina moderna di 3 lunghe ad aprire subito sul castello. Vediamo la posizione angolata, correre molto con la propria, centralizzare le biglie. Quarta che ha trovato quel rimpallino di giro, non è riuscito a trattenere bene il colpo. Adesso non va sull'esterno della palla avversaria, ma forse si salva in diagonale, stiamo a vedere. Sì, perché c'è il pallino che tutto sommato è inacchito e rende difficile il tiro a Vecchione, che è avanti appena 4-0.
non riusciamo a vedere se vede bene l'angolo per eventualmente giocarlo o di prima o di seconda. Gioca l'angolo, ma non ottiene niente e paga dazio. Credo che abbia giocato Vecchione 2 più sul pallino da 3 eventualmente per una mezza difesa centrale che non proprio andare a esasperare il colpo, perché se lo esasperi fai questa fine. Quarta. Quanti sono? 13. E difesa quasi. L'importante era realizzare, quarta, era restare 13 fuori dal traffico, delle raddrizzate e degli spacci, portarsi in angolo con la propria, c'è la possibilità di creare difesa naturale con l'interferenza dell'angolo. E qui Vecchione gioca un angolo molto difficile ad allungare le biglie, porta Vecchione a casa 4 punti che in queste condizioni sono un ottimo bottino. Poi ci vuole niente a buttare giù anche il rosso di Sbirillo. Ma forse la vede ancora? Beh, la ma vede. Cosa vede? Vede i birilli e li vede sempre, li fa bene, li fa bene. Guardate che steccata, amici, guardate. Questo è biliardo ipermoderno. Siamo entrati nella missilistica del biliardo. Pallino da noia a Vecchione, ma bisogna prendere subito il filotto. E guarda, e guarda. La giocata di trasporto però tendenzialmente, probabilmente per vedere di salire con la propria verso la sponda corta. Ha cercato il birillo giusto sicuramente, Vecchione, l'ha trasportata in 4. Maniera eccessiva. Vediamo, buon colpo anche questo, manca qualche birillo all'appello, ma si può capire in queste condizioni. C'era il pallino che dava noia. La sventaglina, classica questa, a restare in diagonale con le biglie. Abbiamo due tipi di sventaglina, quella moderna che aveva giocato in precedenza il napoletano e adesso quarta, quella 8. Classica, a restare agli angoli, più morbida, filotto di prima, da parte dell'eccese. Bricolla di leggera parabola, sponda corta lunga. E anche questa a segno, 2 punti dalla parte della ragione per difendere al meglio. Vecchione 2. E c'è ancora poca differenza in campo. La vede ancora. Le vede tutte. Le vede tutte, non si capisce come faccia. L'angolo, 4 sponde, magari pallino da 4. Pallino da 4. Ancora quarta. Incontenibile 8 punti, quarta 8 e quindi va a 37 contro 16 dell'avversario. Allora, questo è tutto biliardo, era difficile steccarlo bene con la sua, cercare di passare leggermente sul largo dei birilli per eventuale pallino da 4 e qui deve fare un super strike dalla caccia di 14 punti, 16 magari. E questa c'è, sai? Questa c'è. Sono 12, 10 sul castello. Non è che sia andato molto lontano. È leggermente lunga. Leggermente grossa lunga. Realizzazione. Vecchione veloce, 10. Però anche questo, tiro eccezionale. Ci può stare a tutto biliardo, un po' il braccio si irrigidisce ed è difficile percepire bene la velocità. 37 a 26, quarta, ennesimo filotto, forse pallino da 4. No, a risalire comunque sulla sponda, a risalire anche con la gialla sotto castello con una misura asfissiante. A risalire, a chiudere bene il gioco, non a quarta, sola risalire. 8. Quando si dice giocare con due biglie. Giocare con due biglie. 45 a 26, cosa sta facendo a quarta? E cosa sta facendo Vecchione? Prova a salvarsi, ai ai ai, si salva poco qui con quarta, perché non rimane neppure
vicino a sponda, qui sono dolori. Vediamo se lo fa di contenimento oppure se lo fa di prepotenza subito questo filotto. Lo fa di prepotenza a passare, quindi gioca l'anticipo ed è solo 12 punti ancora. 45 e 12, 57 a 3. E guardate dalla finale della pool conclusiva dei principi del biliardo, quarta si è trovato sotto 3 a 1. E guardate la biglia avversaria dove l'ha posizionata, sempre dietro ai birilli. Che qualità, amici, che qualità. Mai visto un giocatore di biliardo come quarta, devo dire la verità. Li ho visti tutti di tutte le specialità, ma credo che in questo momento lui sia il più forte giocatore al mondo con la stecca in mano. Mettiamo tutte le specialità, mettiamo Sullivan, mettiamo quelli che vogliamo. Meglio di quarta, non c'è nessuno a giocare a biliardo. Guardate come è stato strepitoso. Fantastica prova di lezione. Finisce 4 a 3, quarta, merita, è leader della classifica, chiuso da numero 1 le prime tre prove, seppur a parità di punti con Agnello, e adesso giustifica la sua leadership con questa straordinaria prestazione. Match che si chiude in 1:35, ne abbiamo vissute di emozioni in un arco temporale così ristretto. Andrea Quarta, altra impresa in carriera, vediamo il bilancio. Allora, insomma, questo è l'ultimo set. Quarta ha battuto troppo di prima, 89%, sì, quindi non c'è stata storia. Anche Vecchione ha battuto molto di prima, quindi c'è stata poca difesa. Relativamente però, perché i tiri non sono stati mai comodi. Questo l'ultimo set, il decisivo, vediamo il pick and roll 3 di Vecchione, che scarseggia e rientra sul posto, a stecca verticale. E ancora highlights di questo match indimenticabile, un classico, credo, del biliardo ai 5 birilli di sempre. Andrea Quarta. Ciao Maurizio. Ma cosa hai fatto oggi? 3 a 1 sembrava che dovessi cedere, stavi giocando, stavi lottando come un leone, ma con questo Vecchione sembrava che non ne potessi venire fuori neppure tu. No, salvo, Maurizio, scusami. No, per scusa, perché a me non piace mai trovare le scuse. C'è stato un momento che non mi sentivo bene e ho cercato la pausa, cioè, gentilmente, perché mi girava la testa, non capivo. Però nonostante perdevo, cioè, quando perdevo mi sono sentito meglio, però non si sa come mai. Sì, perché hai fatto una rimonta strepitosa, poi sei tornato a giocare al tuo livello, però sì, no, dopo... è difficile giocare al tuo livello ottimale quando sei sotto 3-1 contro un avversario che non ti ha regalato niente, che ha giocato un biliardo straordinario. Sì, sì, ma con grande continuità. Non mollo, è difficile che mollo solo quando do la mano. Di la, di la verità che ci tieni, no, a questo titolo. Anche perché di partite già vinte le ho perse io, quindi. Come tutti d'altro canto. Certo, e mio padre dice come le perdi le puoi anche vincere. Bravo, hai papà in gamba. Brava Andrea. Grazie. Grazie. Sei un grande giocatore, c'è anche un grande papà dietro. Grazie. Complimenti, Maurizio. Ancora, ci vediamo per la finale. Grazie, va benissimo. Complimenti Andrea. Grazie, ciao, salvo. Ciao. Ancora i lights in questo match incredibile, super spettacolare, grande qualità in questo sponda palla chiave per recuperare una partita che sembrava persa, per obbligare l'avversario a cercare di venire fuori. Poi quarta, chiuso partita con palla in mano da 10. E adesso la parola al professore Fioravante. Ciao. Ti dico ancora, esci a testa alta, altissima, hai dimostrato di essere un giocatore di straordinario livello. Competere con Quarta, avevi il match in pugno e non l'hai certo buttato via. Sì. Non mi sento di poterlo dire. Qualche errore forse nei momenti cruciali c'è stato, però con Andrea
non puoi sbagliare niente purtroppo. però mi sono divertito, parlavo stamattina con Salvatore, ho detto il biliardo mi piace, l'ambiente mi piace, quindi sono contento, gioco bene, si può perdere, si può vincere, va bene così, dai. Ma l'importante è giocare bene, hai confermato il risultato ottenuto nelle BTP con la pool finale del campionato italiano, adesso qui sei tra i migliori, meritatamente, hai giocato in un contesto con tre campioni del mondo, sì, sì, e sei stato all'altezza, veramente, questo è il complimento che ti possiamo fare. Grazie, grazie. Ciao mille, Fiore. Maurizio. Ciao Salvo, ciao. Innanzitutto ti volevo fare i complimenti perché avete fatto un match bellissimo. Sì, sì, infatti. Secondo me la differenza l'ha fatta proprio sul 3-2, quel raddrizzo che dopo l'Andrea ha potuto ribattere quella bellissima sfondeviglia mettendoti dietro al pallino. Tu lì hai avuto una grossa occasione su quel raddrizzo lì che hai fatto solo 4. Sì, 4 hai fatto rimpallo. Rimpallo, sì. E sei rimasto proprio di sfondeviglia piazzato, e che certo, se l'avesse fatta andava dietro al pallino. Sì, sì, ho mollato leggermente la steccata, ecco, mi è salita e lì, sì, infatti, lì era, diciamo, un'ottima occasione per chiudere la partita. Ma per me quello lì è stato il tiro chiave di questo incontro. Sì, infatti. Senza infatti, nulla togliere all'Andrea, perché se l'è guadagnato, ha saputo reagire dal campione che lui è. E innanzitutto complimenti ancora. Ti ringrazio, grazie. Ed è certo che ci vedremo per qualche altra grande partita. Grazie. Ma i meriti di restare tra i big. Grazie mille, un saluto a tutti, grazie ancora. Questa è una strepitosa chiusura da 13 punti di Vecchione. E dunque Andrea Quarta è il primo finalista, batte Vecchione 4-3. Prossima semifinale, Agnello, Gualemi, due campioni del mondo confronto per affrontare Quarta per il titolo di Principe del Biliardo del 2017. Akusagawa, ma non è club.